Pellezzano si conferma città dei bambini e con l'iniziativa di oggi una città aperta a tutti i bambini. Sì, cerchiamo di farlo, sicuramente è un obiettivo molto importante, però passo dopo passo penso che stiamo mettendo dei tasselli importanti a questo grande progetto. Oggi è inizio con grande piacere, visto il numero dei bambini che ha partecipato e vista anche l'entusiasmo con cui sono arrivati qui questo pomeriggio al Centro Leali, una serie di laboratori estivi promossi dal Centro Leali e organizzati ovviamente dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione anche con la cooperativa Saremo Alberi, che curerà un po' l'organizzazione e la direzione di tutti questi incontri. Sei incontri, sei laboratori di animazione, tutti diversi uno dall'altro. Questo ovviamente per arricchire ancora di più quella che è l'offerta formativa del nostro territorio. Dei laboratori pensati per bambini normodotati e non, proprio per favorire l'inclusione, una delle tante iniziative che cerchiamo di mettere in campo per favorire l'inclusione sociale, che è un obiettivo che abbiamo da tempo e che stiamo perseguendo man mano. Lo fate utilizzando strutture che avete recuperato? Sì, questo è l'ex asilo di Pellezzano, inaugurato da poco, dove è stata aperta la sede del laboratorio musicale a cura dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano, e di fianco c'è il Centro Leali, che è un po' un fiore all'occhiello per il nostro territorio perché è un polo dei servizi sociali. Di qui parte il doposcuola specialistico, di qui partono i vari sportelli di ascolto alla famiglia, di supporto psicologico che abbiamo messo in piedi anche un po' durante la pandemia, e di qui parte per la prima volta appunto questa serie di laboratori estivi e di appuntamenti estivi. Un laboratorio che mette insieme bambini normodotati con bambini con piccoli problemi ed è un laboratorio che dà il via a queste iniziative che voi avete immaginato, progettato e programmato insieme al Comune. Sì, ringrazio il sindaco e l'assessore Laura Villari per averci dato l'opportunità di mettere in campo questa iniziativa, che è un'iniziativa di integrazione a 360 gradi. Abbiamo organizzato noi, Associazione La Matriosca, in collaborazione con la cooperativa Saremo Alberi, questo ciclo di 6 incontri in cui il titolo è diverso per ognuno degli incontri perché saranno laboratori diversi uno dall'altro, però c'è un tema comune che è la narrazione, la storia, e sono particolarmente contenta insomma di questa, perché c'è stata una partecipazione grandissima, immediatamente insomma si sono iscritti tanti bambini e c'è un'integrazione, nel senso che bambini con qualche difficoltà e bambini con difficoltà differenti insomma stanno lavorando tutti insieme e stanno insomma imparando non solo a stare insieme ma anche a fare delle attività concrete di sviluppo della loro socialità ed anche creativi, insomma di creatività.